non così spesso, non così spesso, meno spesso. Quello ci racconta. Sì. Perché c'è anche ovviamente tutto un problema economico. Cioè sicuramente Marcello è venuto a fare il mio film per 100 lire. Ci sono gli attori, man mano che invecchiano, moltissimi diventano avidi in un modo incredibile. Cioè sembra che i soldi non gli bastino mai. E invece lui aveva anche questa generosità reale, cioè proprio economica. E quindi io penso che gli sia piaciuto, me l'ha detto una volta, i dialoghi. Mi ha detto che gli sono piaciuti molto i dialoghi, gli piaceva, mi ha detto, mi piace dire queste cose che hai scritto. E è stata una cosa veramente per me, che erano anche complessi, nel senso che poi io tendo ad avere, a scrivere molto film, avere dei, come dire, dei dialoghi, si dice letterari, ma non letterari, perché quando si, letterario è sempre un aggettivo strano al cinema, è quasi un insulto, secondo me. Ma invece la letterarietà è il fatto che poi invece i grandi scrittori sanno scrivere dialoghi, molto spesso più dei dialoghisti. Cioè i dialoghi di Dickens, i dialoghi di Balzac, adesso sto leggendo Purity di Franz, i dialoghi dei grandi scrittori sono straordinari, molto più spesso dei dialoghi cinematografici. Probabilmente tu avevi incontrato Mastroianni anche in altre occasioni prima di fare questo film. Ti ricordi la prima volta che l'hai incontrato? Se ti viene in mente. E l'avevo incontrato in una sola occasione, perché io diciamo che tendenzialmente rifuggo un po' situazioni così, mi sento un po' a disagio, mi sentivo a disagio da giovane e mi sento a disagio ancora. Però l'ho incontrato a una festa di una mia carissima amica, ed era anche strano vedere Mastroianni arrivare a una festa di ragazzini, perché era prima che facessi il film, perfino il mio primo film. E questa mia amica era una giovane, aveva 24-25 anni come me, ma era molto mondana, faceva delle bellissime feste. E quando l'ho visto apparire, insomma, è stato un po' uno shock per tutti i presenti. Però non è che sono andata lì a importunarlo, anzi, quando ho visto che lui, diciamo, che era molto galante con tutte le ragazze, a un certo punto mi sarebbe anche venuto a offrire un bicchiere di vino, io sono scappata. Hai detto sono stemmia, bevo solo l'acqua. No, meno male che all'epoca non c'erano i telefonini, i selfie, tutte queste cose qua, altrimenti la festa sarebbe diventata un cafonale assoluto, probabilmente. Ci porti un po' sul set del film, no? Perché tu ti trovi di fronte a un attore che ti ha convinto, che non era però nella tua testa la prima scelta per mille motivi, le mani, la sociale, un'espressione meravigliosa, hai usato. E a quel punto tu sei al secondo film, hai di fronte un attore che fa di tutto per non essere un monumento, però nella nostra fantasia, nella nostra immaginazione, e immagino anche nella tua, no? È una figura ingombrante nel senso positivo di questo aggettivo. Com'è stato lavorare con lui sul set? Il primo giorno in cui tu sei trovato di fronte, hai avuto direzione a Marcello Mastroianni? Ma diciamo che l'imbarazzo è durato veramente una giornata, non solo per me ma per tutta la troupe. Eravamo tutti molto giovani, io mi sono portata il mio direttore della fotografia, aveva fatto il centro sperimentale con me. Per esempio, dopo ci ho ripensato, non ha imposto nessuno. Molto spesso arrivano questi attori e si portano tutta una serie, li impongono di collaboratori e si portano a serie cognati. Proprio Marcello era venuto nudo e crudo, lui, senza importi niente a nessuno, non l'avrebbe mai fatto, come invece lo fanno in tanti. E l'imbarazzo penso che è durato un giorno, ma nemmeno, io penso 5 ore. Lo chiamavano signor Mastroianni, gli mettevano la sedia
E penso che già il giorno dopo era Marcella per tutti, sposta di Marcella, leva di Marcella, perché lui era integrato stesso al cinema. Cioè la giornata di sette era la sua vita, era la sua giornata, quasi la vita fuori dal set non esisteva. Si organizzava tutta una sua cosa, la sarta che gli faceva gli spaghetti per non mangiare il cestino, e quegli spaghetti ne faceva tanti, piano piano per tutta la troupe, per cui ci si ritrovava tutti nel camerino di Marcello. Cioè, se lui aveva un camper e giravamo per strada, invece di mangiare sul marciapiede, come di solito, seduto sul marciapiede, lui invitava tutti, faceva aprire tappi. È difficile da spiegare perché era veramente era completamente uno di noi. Quindi non c'è, insomma, è così, era uno di noi.